Ciao a tutti ragazzi e bentornati sulla nostra serie di gameplay su gli scenari della Community Pack. Come sempre vi ricordo la possibilità di votare, di scegliere, di venire nel nostro server Discord e richiedere quale tra i 400 e passa i scenari della Community Pack volete che siano giocati e io poi settimanalmente farò qualche gameplay con i scenari che avete scelto voi. Oggi tocca allo scenario Mumar Cadaver. Ci riporta a un conflitto tra gli Stati Uniti e la Libia in data 16 agosto 1989 e nella locazione dello Stretto di Gibilterra. Giocheremo questo scenario dalla parte degli USA. Andiamo a vedere la breve descrizione che ci dice che dalla Casa Bianca arrivano brutte notizie per i libici dopo i recenti atti terroristici. E per punire questi criminali internazionali viene ordinato a un sottomarino, un 688, di affondare quattro petroliere libiche appena escono dallo Stretto di Gibilterra. Ci ricorda inoltre che sono protette, scortate da navi da guerra. Ok, possiamo vedere che sì, la difficoltà, che la complessità è molto bassa, quindi sarà un gameplay sicuramente molto piacevole e poco impegnativo. Vediamo l'autore, che è Cassio M, ci dice che nel 2014 ha fatto degli aggiornamenti e ha messo delle navi, delle petroliere molto più grandi, quindi ci vorranno più siluri MK48 per affondarle. Ok, quindi l'ha fatto un pochino più difficile. Scendiamo, altri vari aggiornamenti e qui troviamo lo spoiler del sistema di scoring. Ottima cosa, ringrazio l'autore per questo, dove ci dice che il trionfo per questo tipo di scenario è a 1000 punti, ci darà 250 punti per ogni petroliera affondata, 45 per ogni fregata destroyer, 50 punti per ogni sub destroyer e però ci comincerà a togliere i punti nel caso in cui faremo fuori delle navi che non sono quelle riportate. Se faremo fuori delle navi commerciali, delle navi civili, ci toglierà 1000 punti. Se verremo scoperti, ci toglieranno 500 punti e se verremo distrutti, ci toglieranno 2000 punti. Ok, entriamo nello scenario. Bene, qui ci dice capitano, sei a conoscenza degli ultimi atti terroristici, eccetera, eccetera, eccetera. Dobbiamo affondare quattro petroliere libiche. Bene, ok. Vediamo come sempre che cosa abbiamo in questo scenario. Ci ritroviamo un 688 classe Los Angeles, sottomarino nucleare d'attacco. 39 punti damage, un massimo di profondità di 300 metri. 129 d'equipaggio, i vari sensori. Ok, vediamo con cosa siamo armati. Abbiamo dei due Tomahawk con una distanza antisuperficie dai 5 ai 250 miglia. Si può lanciare da 160 piedi sott'acqua a livello 0, ok? E ha un damage point di 454. Poi abbiamo degli altri Tomahawk, sempre 109, ma questa volta C. Questi addirittura hanno un raggio dai 40 ai 675 miglia, anche loro lanciabili da 160 piedi sott'acqua. Stesso damage point 454. Ok, proseguiamo. Harpoon. Anche questo, missile guidato da 2 a 75 miglia, con un DP minore di 166,6. Stesso tipo di altitudine di lancio, 160 piedi sott'acqua. Ok, valid target, navi. Bene, che altro? Carica nucleare. Carica nucleare, dai 2 ai 30 miglia lanciabile. 5 chilotoni, non male. Quante ce ne abbiamo di queste? 2? Ok,
Poi abbiamo i decoy e abbiamo 16 torpedo M48, MK48, lanciabili come tutti i torpedo da 8 miglia e un DP di 2,70. Beh, calcolando che dobbiamo affondare 4 petroliere e eventuali navi da guerra, vi posso assicurare che non abbiamo moltissima roba, cioè bisogna veramente studiarsela bene. Non navighiamo nell'oro, eh? Va bene, vediamo già, abbiamo alcuni contatti, alcuni riconosciuti come navi commerciali, altri ancora da riconoscere, addirittura un goblin abbiamo qui. Va bene. Ok, avviamo lo scenario. Siamo attualmente fermi a una profondità di 150 piedi. Ok, partono altri contatti. Skunk, 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 skunk. FFG, questa sicuramente è una nave da guerra. Velocizziamo un po'. Ok, abbiamo già individuato la FFG, infatti, una nave da guerra. Con missili guidati. Damage point 330. C'hai torpedo, cannoniere, cannoniere, missili, range 2,5 miglia, ok. Che altro? Velocizziamo un po'. Stanno arrivando un bel po' di contatti. Io mi comincerei a muovere, sinceramente. Molto lentamente per non cavitare e andrei un pochino più giù nel nostro layer. Altri contatti, civile, skunk, commerciale, commerciale, ok. SS, SS, due potenzialmente, due sottomarini, tre sottomarini. Questa potrebbe essere Mercant, Mercant, potrebbero essere due petroliere che ci interessano. Velocizziamo un po', vediamo che succede. Piedi, 4 nodi. E questi sono due sottomarini, ragazzi. Tre sottomarini. Eccola, bingo. Questa è la nostra petroliera e ne dobbiamo fare fuori 4 di queste. Vediamo un po' quanto c'hanno di DP. 3440. 3440 DP. Ma scusa, ci abbiamo solamente quanti torpedo ci abbiamo? 16 MK48. Il DP dell'MK48 è 2,70. Cioè 2,70 per far fuori una nave da 3.600 ce ne vogliono 15. Ne dobbiamo far fuori 4. Vabbè, andiamo avanti, vediamo un attimino. Dobbiamo ricordare anche che se veniamo rilevati ci tolgono 500 punti. Per adesso ci abbiamo la nostra petroliera che sta qui, nave da guerra qui e tre sottomarini. Questa suppongo che sia Mercant. 10 nodi? Non lo so questa che potrebbe essere. Avviciniamoci un po'. Il fatto è che non è che navighiamo nell'oro per quanto riguarda gli armamenti e quindi bisogna anche vedere un attimino bene a chi sparà quando sparà, perché se finiamo tutto poi intanto
Naturalmente i sottomarini sono i primi da levarci dalle palle. Speriamo di prenderlo con questi due torpedo che gli abbiamo mandato. SS5, classe sconosciuta. Vediamo se ce la facciamo. Forziamo un po'. Ok, l'abbiamo preso. Perfetto. Vediamo quanti punti ci ha appioppato. 50 punti per il sottomarino. Dovevamo arrivare a 1000. Detto questo, altri due sottomarini qui e la nave. Abbiamo spottato la seconda petroliera, 1 e 2. Avviciniamoci qui. Quanto c'ha di DP questa? 3,30 di damage point. Abbiamo detto che i torpedo sono 2,70, ce ne vogliono due per questa nave qua. Intanto questo mi sa che ha detettato. Ah no, ok. Vediamo se riusciamo a prendere anche quest'altro. Velocizziamo un po'. Questo è un classe Foxtrot. Dai, dai, dai che ce l'hai. 55 nodi di torpedo. Arrivano in due. Ok. Preso. E fino a qui ci siamo. Fino a qui ci siamo. Siamo arrivati a 100 punti, no? Due sottomarini, perfetto. Ci manca quest'altro. Abbiamo comunque due torpedo attivi che stanno gironzolando qui nell'aria. Ok, abbiamo individuato anche l'altro sottomarino. Vediamo se riusciamo a prendere anche lui. Tanto da qui però leviamoci. Velocizziamo un po'. Vieni, 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 vieni. Dove vai a 10 nodi? Che questo ne va a 55. Sei fatto. Ok, abbiamo fatto fuori tutti e tre i sottomarini. Questa è un'ottima notizia. Adesso, come minaccia, c'è rimasta questa nave da guerra. E ci possiamo cominciare a dedicare alle nostre petroliere. Da, abbiamo detto, 3.440 punti damage point. O a sto punto, intanto prima far fuori anche questa nave qui. Questa è un'altra fregata, FFG, questa è un'altra. Io direi di levarci dalle palle questa. Voi che ne pensate? Ci siamo. Siamo qui. Abbiamo detto 330. 330 di DP. Gli mandiamo 2 MK48. Dovrebbero bastare. Dovrebbero bastare. Dovrebbero. Vediamo un po'. 29 nodi. Ok, su ragazzi, prendete la piena, eh. No, mancata. Presa. Ok. Vediamo quanti punti ci ha dato per aver affondato la nave da guerra. Siamo a 195. Ok. Allora, abbiamo tolto
tagliato la testa del serpente. Qui che c'è? PG. PG non ci piace, eh? Comunque abbiamo dato la testa del serpente. Possiamo iniziare a dedicarci alle nostre petroliere. Anche se io già qui, come abbiamo visto prima, abbiamo un'altra nave da guerra, FFG. E questa PG anche deve essere qualcosa. Adesso piano piano ci avviciniamo e vediamo. Allora, prima di aprire il fuoco sulle petroliere, anche se potremmo utilizzare le testate nucleari, volevo vedere un attimino questo PG, sto contatto qui, e vedere che fine aveva fatto quest'altra. Però vediamo un attimo, eh. Harpoon, Tomahawk. Ci sono rimasti 8 torpedo. Allora, velocizziamo un po'. Che poi tra l'altro sta scappando, la petroliera. Sta scappando la petroliera, questo non è nulla. Petroliera, questa è una nave da guerra. Potremmo andare altezza periscopio e iniziare a tirargli qualche tomahawk. Vediamo un po'. Queste sicuramente saranno le altre due, perché sono quattro petroliere. Ci è rimasta solamente questa di nave da guerra. Se ci leviamo dalle palle anche quella, in teoria. Abbiamo pure sprecato un 3-4. No, 3-4 no, però 2 MK48 sì. Questa si sta riavvicinando. Qua cosa abbiamo? Ah, la nave da guerra, FFG, sì. Velocizziamo un po'. Skunk, direzione 100 gradi, 13 miglia. Beh, ora ce l'abbiamo bella vicino questa, eh. Facciamo una cosa. Mandiamogli 5 torpedo. Vai. Se intanto ci leviamo la prima non sarebbe male. Questo? Arrivano, ne arrivano tre. Partito il quarto e il quinto. Preso, preso, preso. 100%, 97, 85. Sta imbarcando acqua. Ora te ne arrivano altri due, compà. Preso, preso. Ok, ce la siamo fatta questa. Ferma. 100% e 100%. Ottimo. Vediamo il punteggio. Siamo saliti a 4,45. Bene. Dirigiamoci verso le altre. Eccole qua. Una, due e tre. Sono le tre che ci rimangono. Ci è rimasto 3 MK48 e poi abbiamo 4 Harpoon e 2 Tomahawk.
Allora, intanto mandiamogli questi tre. A lei. Poi ci fermiamo un attimo qui. Qui abbiamo la nave da guerra di prima, eh. Arrivano. Preso. Preso, preso. 100%, 100%, 98%. Imbarca acqua. Stop. Allora, allo stato attuale ci sono rimasti le due cariche nucleari e 4 Harpoon e 4 Tomahawk. Però i Tomahawk possiamo lanciarli se saliamo a 100, 160 piedi, ok? Allora facciamolo. Portiamoci a 160. Anzi, facciamo così, 66, shallow, ok. Saliamo. Così possiamo lanciare a quest'altre due. Abbiamo un altro skunk. A che altezza siamo? 160, possiamo già lanciare così. Stop. Weapon on magazine. Minimum range. Il Tomahawk vuole che stiamo più lontano? Il Tomahawk vuole che stiamo più lontano. Il 19B. 19B. Eh sì, da 5 miglia a 250 miglia. E noi siamo a 2 miglia. Brutta storia. Siamo troppo vicini. Siamo troppo vicini. Ci dobbiamo allontanare. Allora, ci rimmergiamo. Andiamo su Cruise e ci allontaniamo. A me quello che preoccupava più che altro era questa, eh. Velocizziamo un po'. Ci dobbiamo portare almeno a 5 miglia. Vediamo un po' la distanza. 3, 5 miglia, siamo qua giù. Ok, allontaniamoci. 20 nodi? 20 nodi a 500 piedi. Possiamo andare un pochino più piano? C'ho paura che poi cavitiamo. Vabbè che siamo belli profondi, eh. Però se ci beccano, ci tolgono 500 punti, aveva scritto. C'era scritto, torniamo a zero. Quindi facciamo le cose un po' più sicure, no? Cruise, 20 nodi. Fammi un po' più giù, allora, dai. Vai. Ok. Il problema è che... Allora, due le abbiamo prese. Non sappiamo in che condizioni stanno, ma sappiamo che stanno imbarcando acqua. E l'altra non l'abbiamo nemmeno sfiorata per ancora. E però... Non abbiamo più un cazzo, cioè siamo rimasti con 4 Harpoon e le due testate nucleari 2 barra 2. Vediamo un attimo. Blocca. Dunque, se mi ricordo, a parte che nella dottrina mi sembra che non si possono usare nuclear weapons not granted, quindi non le possiamo utilizzare. Quindi qui abbiamo due Tomahawk 109C, due Tomahawk 109B. Basta.
Non ci abbiamo nient'altro. E questi non penso proprio che ci bastano. Forse non dovevamo affondare i sottomarini e non dovevamo affondare le navi e tenerci gli MK48. Probabilmente sì. Anche perché qui rivediamo un attimo, il DP è 4,54. Che possiamo fare? Possiamo provare a affondare queste due, ma di certo questa non ce la facciamo. Allora, facciamo un tentativo. Gli mettiamo, allora, Tomahawk 109B. DP. Proviamo a mandargliene uno e vediamo che succede. Uno qua. E uno qua e ci teniamo i quattro Harpoon. Oh, comunque ci stiamo allontanando. Ok, adesso che ci siamo allontanati, rallentiamo e andiamo a shallow 131 piedi, così possiamo lanciare. Civilian FFG. Ok, velocizziamo un po'. Questa la nostra ci sta scappando. Non imbarcava acqua, non imbarcavano acqua in due? Adesso imbarca acqua solo questa? Boh, facciamo una cosa. Ash Osar, a chi abbiamo piazzati? A questa possiamo mandargli gli Harpoon. Mandiamogliene un paio e vediamo che gli facciamo. Ok, arrivano. Penetrazione, 100% penetrazione. Ok, adesso imbarca acqua anche questa. Imbarca anche questa acqua. Che ci è rimasto? Altri due Harpoon in ricarica. Mandiamogliene un altro appena abbiamo ricaricato. Intanto è partito il Tomahawk per quest'altra, che era già in condizioni abbastanza pesanti, magari riusciamo a farla fuori. Penetrazione 100%. Ma non l'abbiamo fatta fuori, ragazzi. Che ci è rimasto? Due Harpoon e un Tomahawk. Di questi due, uno già l'abbiamo piazzato. Sulla Ksar Abdu Adi. Sta ricaricando. Ora, questa è completamente ferma, questa praticamente anche perché sta a 0 nodi, 1 nodo. Questa ci sta scappando a 15 nodi. Altro Harpoon. Altro Magari queste poi affondano, non c'è bisogno che gli spariamo ancora. Penetrazione 100%.
Abbiamo qualche cos'altro per questa. Abbiamo un harpoon e un tomahawk. Mandiamoglielo qua. Così magari inizia a imbarcare acqua anche lei. Anche se abbiamo finito i missili e i torpedo, aspettiamo e affondano. Abbiamo vinto lo scenario. Che ne dite? Non sarebbe male, no? Penetrazione 100%, ma non la vedo che imbarca acqua. C'è rimasto un tomahawk che viene rilasciato a una distanza di 5 miglia. Siamo a 4, appena si allontana 5 viene rilasciato. Velocizziamo un po'. Dovremmo essere. C'è questo tomahawk qui. 19B, 19B dai 5 ai 250 miglia. Vediamo. Ok. Malfunzionamento, madonna ragazzi, già non ci avevamo niente, è andato pure in malfunzionamento. E vabbè, è finita allora. È finita con una vittoria minore, direi, perché a meno che queste non aspettiamo che affondano. Una c'è scappata. Non abbiamo più nulla. Non abbiamo più nulla. 0-0-0-0-0. Dice 1-1 Tomahawk 19C, una testata nucleare mount. No, questi sono quello che può montare. Siamo a 0, totalmente a 0 di armamento. Quindi l'unica che possiamo fare, visto che mancano 21 ore alla fine dello scenario, è aspettare che queste due navi che abbiamo colpito affondano. Se affondano, qui c'è anche una nave da guerra, quindi direi andiamocene sotto. Anzi no, andiamocene di qua. Mentre la quarta, perché non l'abbiamo affondata, sta scappando. Abbiamo sbagliato nel utilizzare i 14, mi sembra, MK48 che avevamo, perché abbiamo affondato. Con quei MK48 abbiamo affondato tre sottomarini e una fregata. Probabilmente per questo scenario dovevamo utilizzare tutti gli armamenti solo ed esclusivamente per queste tre petroliere. Comunque, facciamo una cosa: finiamo la prima parte del video qui. Noi ci rivediamo alla seconda parte del video, dove semplicemente mandiamo avanti le 21 ore per vedere se affondano le navi e poi concludiamo il video. Ci vediamo dopo. Eccoci tornati ragazzi, seconda parte di questo scenario Mumar Cadaver. Abbiamo affondato un bel po' di cosine, siamo come punteggio a una vittoria minore a 445, abbiamo utilizzato i nostri armamenti buttando giù tre sottomarini, una fregata e una petroliera. Ci mancano altre tre petroliere, una in fuga, due le abbiamo prese e sembra che stanno affondando. Il problema è che non abbiamo più nulla, non abbiamo più alcunché per sparargli. E quindi stavo pensando di aspettare la fine dello scenario delle 21 ore per vedere se queste due navi affondano e ci dà quantomeno i punti di queste due. Per far ciò, velocizziamo a 30 minuti, rimaniamo qua in zona e aspettiamo di vedere. Tra l'altro c'è anche una fregata qui, libica. E mi sembra che è scomparsa dai radar un tanker, infatti ce l'ha dato distrutto. Vediamo se abbiamo i punti. Sì, siamo andati a 6,95, vittoria maggiore. Allora la mia tattica non era poi così male. Proseguiamo aspettando se affonda anche questa. Anche se l'altra petroliera. Oh, attenzione!
È affondata anche la seconda? No, per niente, è sparita dai radar. È semplicemente sparita dai radar perché siamo rimasti come score a 6,95 e la Libia ha perso due petroliere, non tre. Allora, vediamo un attimo di muoverci e continuiamo a vedere se magari ci sta cercando a bestia e ci dicono che il convoglio è uscito. Giustamente, infatti, essendo uscito il convoglio dal canale di Gibilterra, eccolo qua, è l'ultima nave che ci mancava. Siamo abbassati di 195 punti e in teoria lo scenario è terminato. Anche infatti, non avendo più armamento, c'è poco da fare. Bene, ragazzi, inutile stare qui a aspettare le 18 ore. Lo scenario è terminato. Non è andato bene perché abbiamo sprecato tutte le munizioni per i tre sottomarini e la fregata che ci avevamo vicino. Eventualmente lo potrò rifare più in là e lo rifaremo cercando di non farci individuare come abbiamo già fatto anche qua, ma stavolta senza neanche sparare ai sottomarini e alle varie navi da guerra, ma sparando solo ed esclusivamente alle petroliere. Bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo scenario. Ciao a tutti.